Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Il titolo della puntata di oggi è Il caffè con l'andrologo, ovvero l'andrologia a portata di tutti. Affronterò questo argomento insieme al dottor Francesco Gaeta. Lui è specialista in urologia ed è andrologo della Società Italiana di Andrologia. E oggi vogliamo parlare proprio di questa sua nuova creazione, cioè di un podcast di andrologia, il cui titolo per l'appunto è proprio Il caffè con l'andrologo. Buonasera, dottor Gaeta, ben trovato. Tutti e come da podcast ho preparato la mia tazzina di caffè che condivido con voi. E quindi un saluto a tutti i telespettatori. Grazie dottore, grazie per condividere con noi questa tazzina di caffè. Quindi dottore, lei io ormai la conosco da tanto tempo, lei è medico, ma la sua è una missione e lei è un divulgatore della buona salute. Detto questo, le volevo chiedere come nasce l'idea di un podcast dedicato proprio alle diverse problematiche andrologiche? Che proprio nasce da tutta una serie di campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione svolte con la società di andrologia, e si è visto che in realtà, nonostante questo, i maschietti sono restii a recarsi dall'andrologo e molte volte poco informati. Questo un po' a tutte le età, visto nei giovani con la campagna di prevenzione androgena nei giovani, fatta l'anno scorso con la SIA, di cui abbiamo anche parlato nella nostra trasmissione, ma anche negli adulti e negli anziani. Quindi l'idea era di creare un qualcosa che non sia la classica lezione o in termini medichesi, come si dice, ma qualcosa di tranquillo, rilassato, sfruttando queste nuovi canali di comunicazione, sia per avvicinare i giovani, ma anche quelli meno giovani, quali può essere un podcast. E in effetti è un modo più diretto, più confidenziale per parlare soprattutto con i giovani, anche per gli strumenti che lei va ad utilizzare. Fra l'altro, lei utilizza un modo molto empatico per introdurre ogni puntata del suo podcast, come ad esempio appunto il gorgoglio della caffettiera della moka e l'invito, quale ad esempio il caffè è pronto, la tazzina è piena. Come mai proprio questo titolo, dottor Gaeta? L'idea era proprio quella di, in maniera rilassante, come in una pausa caffè, quale può essere la pausa caffè, l'andrologo, cioè il sottoscritto, incontra un amico o un'amica, appunto per differenziare, e nel periodo della pausa caffè, in quei 15 minuti, si cerca di parlare di argomenti, queste pillole di andrologia, ma in maniera semplice, rilassata, in modo comprensibile a tutti. Vediamo nel video. Beh, dottore, veramente carino. Che frequenza ha il podcast, dottore? E quando verrà pubblicato su Spotify? Allora, il podcast ha una frequenza quindicinale, quindi l'ultima puntata è stata pubblicata proprio lo scorso lunedì. E praticamente anche l'orario di pubblicazione è stato studiato, perché il lunedì alle 8, quando uno inizia la giornata, e quindi è più predisposto a prendere un bel caffè caldo e magari prima di andare al lavoro discutere con gli amici di quello che ha fatto nel weekend o durante la settimana. Quindi abbiamo studiato un po' tutto per rendere questo podcast fruibile a chiunque, magari anche, ed è anche la bellezza del podcast, magari anche dell'audio podcast, perché ho evitato appunto di fare un video che diventava troppo complicato. Un audio podcast può essere ascoltato anche in macchina andando al lavoro. Quindi dopo un buon caffè alle 8 del lunedì mattina Benvenuti si a può Il ascoltare. caffè con l'andrologo, il nuovo podcast che porta l'andrologia nella tua pausa caffè. Ogni puntata il dottor Francesco Gaeta incontrerà un ospite diverso
per parlare in modo chiaro e informale di salute maschile e di coppia. Dalle curiosità alle domande imbarazzanti, esploriamo insieme il mondo degli uomini, tutto mentre assaporiamo un buon caffè. Prendi una tazzina e unisciti a noi su Il caffè con l'andrologo. In effetti c'è bisogno anche di, come dire, di una certa confidenza col proprio andrologo, anche perché si affrontano argomenti intimi e quindi è necessario instaurare un rapporto come quasi di due amici che prendono insieme un caffè, è così, dottore? Infatti, ma questo l'ho fatto, come dicevo prima, con leggerezza, senza appesantire tutto con termini troppo scientifici o incomprensibili. In questo modo ho cercato di avvicinarmi di più ai pazienti. E anche per il paziente è più semplice riuscire ad aprirsi. Quindi il primo podcast, dottore, lei lo ha pubblicato il 22 aprile di quest'anno, quindi del 2024. Nel frattempo ci sono stati 7 episodi. Ci potrebbe fare un piccolo riassunto degli episodi, di questi 7 episodi? Sì, c'è già, abbiamo pubblicato, come diceva, 7 episodi. Qui potete vedere i primi 6, l'ultimo è stato appena pubblicato ed è proprio, tra l'altro, sul caffè con un inviato di Mediaset, Angelo Macchiavello, un amico. Abbiamo parlato proprio dei rapporti tra caffè e andrologia. Ma il primo episodio, siamo partiti dal primo episodio in cui ho incontrato un altro amico giornalista e scrittore, Vincenzo Ciaraff, e con lui abbiamo presentato il podcast e parlato e spiegato un attimino chi è l'andrologo. A seguire c'è stato un episodio su fimosi e circoncisione con un insegnante, Simone Ferrario. Poi il terzo episodio riguardava i dubbi degli adolescenti e non solo, con Samuele, un ferroviere piemontese, con una libraia gallerista. Invece abbiamo parlato di quindi una donna con su stili di vita e prevenzione della fertilità, con un altro giornalista amico, Enzo Mari, abbiamo parlato di un argomento attualissimo, cioè sul metaverso e andrologia, dalle implicazioni mediche ai rischi della sessualità virtuale. Con un altro caro amico d'infanzia e autore televisivo di Mediaset, produttore, giornalista, eccetera, abbiamo parlato di Varico Scele, e come dicevo, l'ultimo episodio appena pubblicato con Angelo Macchiavello su caffè e andrologia. Quindi argomenti di andrologia interessanti anche attuale, ma ci può raccontare qualche argomento di particolare rilevanza che ha affrontato sorseggiando un caffè con un amico o un'amica? Sì, non voglio svelare troppo perché poi le persone devono sentire il podcast. Di cose carine, allora, per esempio, per citarne una, con l'insegnante Simone Ferrario, nel podcast in cui abbiamo parlato di fimosi e circoncisione, ho parlato di una nuova tecnica di circoncisione che utilizzo con un apparecchio, una specie di pistola taglia e cuce che praticamente riduce l'intervento a veramente pochi minuti. Una cosa molto carina, un altro podcast molto carino, è stato quello sui dubbi degli adolescenti, in cui con il ferroviere piemontese Samuele si è parlato di un argomento un po' piccante sulla lunghezza del pene, di cui gli adolescenti hanno timore e ci sono falsi miti. E tra gli aneddoti particolari ho citato la storia sul pene di Napoleone, che pochi conoscono, ma in pratica quando morì Napoleone chi fece l'autopsia imbalsamò il pene di Napoleone, che fu costruito dall'abate di Sant'Elena, l'abate Vinali, e poi l'ha comprato un urologo americano per $4,000, il professor Latimer. Ce l'hanno attualmente gli eredi di questo professore, ma la curiosità è che nonostante la fama di grande amatore di Napoleone, in realtà lui aveva un micropene per problemi endocrini, quindi un pene piccolo. E altra cosa carina, altro episodio invece con Enzo Mari, abbiamo parlato di metaverso e andrologia, proprio sulle problematiche che queste nuove tecnologie implicano e su
tute super tecnologiche che simulano amplessi virtuali con sensazioni simili alla realtà, eccetera, eccetera, per finire col caffè preso insieme ad Angelo Macchiavello, i rapporti tra caffè e andrologia, e alcuni studi, per esempio, della Società di Andrologia hanno dimostrato che 3 caffè al giorno, quindi una quantità moderata, agisce addirittura come un Viagra, quindi hanno un effetto in ambito andrologico. Tutte curiosità che poi gli ascoltatori possono andare a scoprire, oltre a spiegazioni chiare sugli argomenti, seguendo il podcast del caffè con l'andrologo. Veramente interessante, dottor Gaeta, complimenti. Ma oltre al podcast, so che lei ha anche attivato 2 account, uno su TikTok e uno su Instagram. E non lo sta facendo da solo, perché si sta facendo aiutare da un'esperta di comunicazione che addirittura arriva da Londra, è così? Sì, in realtà qui gioco in casa, perché l'esperta di comunicazione è Roberta Gaeta, ossia mia figlia, che è laureata in comunicazione e società alla Statale di Milano, e poi ha fatto un master in pubblicità e pubbliche relazioni alla Richmond University di Londra, è rimasta lì come tutti i giovani poi vanno all'estero, e attualmente a Londra fa la social media manager, e quindi mi sta dando una mano da Londra nella gestione dei vari social collegati al podcast su Spotify. Beh, dottor Gaeta, per concludere, so che lei ha anche creato, proprio ideato, una frase conclusiva e anche uno spot, oltre ad aver creato un suo proprio avatar, vero? Sì, in ambito appunto social era indispensabile creare, sfruttando le nuove tecnologie, un avatar, quindi a parte i cartoon, i jingle, eccetera, in genere io chiudo il podcast con la frase «la tazzina ormai fredda e vuota», la pausa è finita, ma la macchinetta del caffè del dottor Gaeta è sempre accesa per voi. Quindi invito voi. Siete pronti per il nuovo episodio del Caffè con l'Andrologo? Preparate la vostra tazzina, puntuali alle 8 di lunedì mattina su Spotify. Un bellissimo modo per iniziare la settimana, dottore, io la ringrazio. Questo era il jingle che verrà pubblicato domani, la domenica prima del lunedì di pubblicazione del podcast alle 8 puntuale su Spotify. Dottore, grazie veramente, è stato un grande piacere, a presto. Grazie. A voi un saluto a tutti i telespettatori. Grazie ancora, dottor Gaeta. Ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.